Uffa, che palle. Questa reclusione forzata mi sta anche bene. Perciò trascorro le giornate sul divano, davanti alla TV. E da qualche giorno sono tutt'uno con le televendite. Si susseguono una dietro l'altra, inchiodandomi qui in attesa. Materasso, copri materasso, copri letto estivo, copri letto autunnale, copri letto invernale, copri letto primaverile. Guanciale, tutto compreso. E poi. Poi quelle due lì, quelle due lì, quelle due lì, che te la accarezzano dalla testa ai piedi. Mamma mia, quelle due per 1.700 euro. Ma scontato 368 euro. Praticamente meno di mezzo caffè al giorno. E io cosa ho fatto? L'ho ordinato. Pagamento in piccole, comode rate. Non vi posso descrivere il bel culo di quella tizia. Sopra quell'attrezzo jean, come vibrava, quelle vidine. Per funzionare, funzionava. L'ho visto io, quel bel culo che vibrava. E non potevo mica fingere. Allora, ho visualizzato mia moglie su quell'attrezzo. Con le sue natiche cellulitiche, piene di buchi. Poi l'ho rivisualizzata dopo un mese di trattamento, con le natiche di quella tizio. Che favola, che favola! Cosa ho fatto? L'ho ordinata. Pagamento solamente in piccole comoderate. L'ho fatto per fargli un regalo, sia a lei, soprattutto al sottoscritto. Poi, girando sempre tra i canali, 200 canali, mamma mia, 200 canali, 200 canali, eccolo, è proprio questo canale qui, per 98 euro ti offrivano piatti, bicchieri, fornetto, friggitrice, 98 euro. Praticamente un regalo. Allora, l'ho ordinato, pagamento incomode, piccole rate. L'ho ordinato per la dote delle mie figliole. Sapete? Sapete, sono un po' bruttine. Non si sa mai che i figli dei miei amici, vedendo tutto questo ben di Dio, ci faccio un pensierino e me le portano via. Poi, l'altro pomeriggio, girando sempre su questi 200 canali, sì, proprio questo qui, questo canale qui. Eccolo. Su questo canale, per 118 euro, ti offrivo nel monte. Allora, trapunto, set completo bagno, tre tappeti persiani. Oh, tre tappeti persiani. Poi, set completo
coltelli da cucina, scopa rotriante, spremi agrumi, spremi verdure, e poi altre cosette, una migliaia di cose. Allora, per 118 euro, e io cosa ho fatto? L'ho ordinato, il pagamento sempre in piccole, comode rate. Adesso sono il 15° giorno di quarantena. A furia di sconti di qua e sconti di là, si sono fottuti tutta la mia pensione. Mamma mia. Le mie figlie sono sempre lì, in un angolo. Stanno sempre aspettando il principe azzurro. Nei tappeti persiani ci hanno pisciato i gatti. Hanno fatto un macello. I coltelli da cucina sono come quelli del ristorante. Non tagliano niente. Non tagliano nemmeno l'acqua. Pensate. Le femmine sensuali, io nel pacco del materasso, e non l'ho trovato. No, non l'ho trovato. Il culo di mia moglie è rimasto tale e quale, con le sue natiche cellulitiche, piene di buche. E soprattutto sul mio ho dovuto metterci le pezze. Qui ho una marea di bollette da pagare, una marea. All'inizio della quarantena ero solamente un uomo stressato. Ora non solo sono stressato, ma anche le pezze a culo!